L'Italia si impossessa della palla a metà campo, scarta due uomini, fila verso l'area di rigore, fa proseguire Rececconi, Nanni riceve la palla e la restituisce a Chinaglia, tira, gol! Gol! Colpo di testa spettacoloso. Ma ce l'ha fermata! Ma ti vuoi fermare, disgraziato? Ma guarda un po' sto reazionario! Adesso te ne sturo io le orecchie, sai, guarda... E anche insolente, ma ti prendo, carrado un bolscevico! Termina così il primo tempo di questo incontro che vede la Lazio condurre per una rete a zero. Sono finta del mano! La mignotta, cala! Ma chi sei, Sofia? Ma va a sbattere, morto di fame! Ma tu guardano poco sto delinquente, oh, ma che si matto! Ma te possono cascare le palle nell'occhio, le palle mi devono cascare, io te compio come una zampogna, sai! Ma che te gridi? Mo perché sai da tu zampata hanno pallone! Ma che te strilli, galli! Quando guardi, quando gridi, c'è un altro rincoglionito! Rincoglionito io! Basta! Avete sentito che ho pischiato, insomma, c'è ste burdelle! E dunque, mia, questi sono cavoli nostri! Ma da che sembiccia, dunque? No, sono anche cavoli miei, se permetti. È mezz'ora che ti corro dietro. La fermata era prima della curva. Ma zombata, ma zombata, ma devo stare, ricominciamo? Vado duela. Piuttosto, aspettavo una ragazzuola. Chi, quella? Che la chiamo ragazzina, con quelle gianche. Oh, ah, greve, ma almeno lo zucchero l'ha portato. Ma tu sai in dove te lo metterebbe faccia, io, capito? Non t'azziti. Monica De Simone, se non sbaglio, vero? Lei è Don Camillo, Suor Carmela ha voluto disturbare. Oh, beh, niente, niente, nessun disturbo, ti pare. Però sei un po' cresciuta dall'ultima volta che ti ho vista, eh? Eri una ragazzina alta così. Beh, da un po' qua che ti aiuto. No, non si incomodi, okay. La porto io. Vabbè, ma qui sarà un po' diverso che in collegio, naturalmente. Ma in fondo torni a casa tua e ti troverai bene. È tutta brava gente, sai, semplice all'antica. Come una volta. Ma veramente Suor Carmela ci diceva che il mondo è brutto? Oh, mica per contraddirla. La natura è bella, è rimasta come Dio l'ha fatta. E invece sono gli uomini che sono un po' cambiati, sono diventati dei gran figli di puttana. Miserare domine. Dico, se dovessi sentirti a disagio, potresti sempre venire a trovarmi e stare un po' insieme. La chiesa, l'equiatesa, due passi, ma in preghiera, si intende. E invece adesso la questione è come farti arrivare alla fattoria, eh? È lontana? No, c'eri quasi se quello non saltava la fermata. Ecco, senti, mo, tua sorella tarderà qualche giorno, deve sbrigare delle pratiche per il passaggio della farmacia, ma sarà qui presto, con quell'artista di suo marito. Ah, sì, mi hanno avvertita. Aspetta un po'. Arrabbiate che botta! Senti, ma beh, Firmino! A Don Camillo, bisogna che la piantate con quel fischietto. Allora, Firmino, vogliamo fare questa buona azione per oggi? Arriverei, uno ce l'ho già mannato. Guarda che io... Mo ce ne manno pure un altro. Stammi mo a sentire, lo daresti un passaggio fino alla fattoria Monica De Simone? De Simone? Già. Don Camillo, quelli sono del Borgo de Sotto, sei scordato. Ah, sì? E allora io ti aspetto in confessione e ti sistemo per le feste, stammo a vedere, Se mi vedono quelli de sopra, mi tagliano questi de sotto. Ma che è quello? Cioè, perché? Beh, proviamoci un po'. Firmino. Monica. Ma cosa stai lì impalato? Prendile la valigia, no? Monta va che te do sto passaggio. Se non ti disturba. No, tanto devo passare proprio di là. Ci vediamo, Don Camillo. Arrivederci, Don Camillo. Al bravo, eh. Come no, sono Angelo. Oi, 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 che vada, che bella! Ah, Don Camillo, scusate, la retromarcia, sa com'è? Ma che retromarcia? Era tuo padre che la doveva fare, caradunese! Io lei, son domine! Ma Valdo, ma cosa fa, Don Camillo? No, momenti, ci resta secco! Che cosa hai detto? Ma porti scaloni anche? Su, che la sgurro io! Oh, ma voilà! Ma pensa piuttosto a sgurare la tua coscienza, vado retro, Satana! Arrabbiate che dritta, mo ci provi pure con un prete, sì, tu! Ma magari mi fossi messa a fare della politica, Ho snimonato più onorevoli e mossi! Fammi star zitta da là! Oh, dolci baci o languide, carezze... Mo senti, mo ben che voce che ha! Rabbia dei seccanti bene, dove si arriva all'opera, Sì, stotti, ma hanno rovinato i militari per mia sfortuna! Che si fatto uno soldato? Ho lavorato davanti a una caserma con 700 reclute! Pensa un po' alla libera uscita, che casino! Tu stai a Borgo de Sotto? Sì, e tu stai a Borgo di Sopra, vero? Fai il pasticcere. Sto
studio, per piacere. Leggi. E quando sono libero che aiuto mio padre. State sempre come cani e gatti quassù, vero? 10 palle v'abbiamo rifilato l'anno scorso. 2 a testa. 2 cosa? 2 palle. Vuol dire gol. Ah, e sei un campione, come questi qua. Centrattacco del borgo di sopra, per piacere. Ma l'allenatore mi ha detto che sfondo. Arrivo in Serie A. Ce puoi scommettere, guarda. Ah, sì? E quando? Tu invece sei bella arrivata. Scendi. Come te la prendi subito? Essa è arrivata! Ecco la tua fattoria. Ti sbarco le valigie. Grazie. E te? Monica, figlia, un corpo, fatte vede. Ah, come sei cresciuta, Tu sei genovese? Sì, e questo è Cicillino, te lo ricordi, vero? Cicillino? Sbrigati e saluta se non ti fa troppa fatica. Tutti i nostri cordiali... Saluti. Gli ho fatto fare l'esame da vigile, animale. Non sei ingoiato il fischietto? Dio, quanto sei bella! Se te potessero vedere i tuoi poveri genitori, Stella di casa, sarai stanca del viaggio, no? Cicillino, muovete! Sverto, su, porta le valigie della signorina! Grazie del passaggio, auguri per la Serie A! E ci vediamo! Ciao! Rivigli la camera della porta? Sì, vicino a quella di Sabina. Senti un po'. Com'è che ha chiesto un passaggio alla signorina? Ah, ma vedrai che io ho chiesto io. È stata un'idea di Don Camillo. Ah, buono quello. Pure il ruffiano. Per questo io so contrario. Col culo rotto. Come tutti quelli del borgo de sotto. E mo che fai? Scappi? C'ha avuto paura che te volessi menare, Dimmi un po'. Un pochetto sonata quella, ma, Mai quando tene. Ricordati, figliola, il mondo è brutto, sporco, infangato dal peccato e dalla lussuria. Fuori di qui è il regno delle tenebre e del male. E tu, Monica, rimpiangerai la mistica gioia del chiostro. Benedice. Va e che il Signore t'assista. Ciao. Ciao, Simona. Non darle retta. Fuori ci sono anche i maschi. Fuori c'è l'amore. La natura ne è piena. Ed è la cosa più bella. Quando vai? Ma quando fa? Guandata! Così bella! Grazie, Ninè, se ci fossi tu. Bravo, amore. Sta sfrocitato, Figli ancora, ma qua capisco perché non fanno più l'ova! Abbrunghite! Staranno a dormire. Monica! Yuhu, Sabina! Finalmente siete arrivati. Ciao.
Ciao. Non vedevo l'ora, sai. Ho un sacco di cose da dirti. Anch'io. Adesso però vieni a salutare Luca. Mm-hmm. Ciao. La riconosci? Gesù, non è possibile. Che pezzo di figliola, Due anni fa era un manico di scopo, piccerino. E guarda adesso che ben di Dio ha tirato fuori. Sì, ma intanto adesso tira fuori le valigie. Avrai tutto il tempo per contemplarla. Piccerino, saresti proprio un ottimo soggetto per i miei quadri, sai. Eh già, lui ogni tanto rifila un qualche impianto so che ad un dipingi. Ingenuo affari d'oro, te li raccomando. Vabbè. Ah, eccoli qua. Bentornato a casa sua, signora, vi conservate bene. Genovetta. Buongiorno. Buongiorno, professor. Ciao, Genovetta. E voi come state? Come stiamo? Stiamo come li sono ribarzovati. Sta bene questo qua, sto stronzone di vicende che non capisce cacchio, va. Cammina, aiuta il professore, su, sveglia, muovete. Andiamo. Oh, eccoci a casa. È bella, guarda, è bella. Cresciuta, signorina, eh? Uè, no. E se la voleva aprire, faceva da me, no? Deficiente, deficiente come il padre. Anima benedetta, che Dio l'abbia gloria. Che mi dici delle vigne? Sarà l'asiatica o la crisi del petrolio, signora mia. Ma manco il vino viene più come una volta. È tutta la vera l'ospira, sa? Ciao. Torno. In che posso servirla? Prima lui, signori. Mi fa male la gola. Poveretto. Vediamo. Ecco, infallibile. Succhi questi confetti ogni 3 ore. Ma queste sono supposte. E beh, che non fanno effetto? No, dico, pure mia moglie me la date. So così amare. Ma quante cose vuole. Ma io veramente volevo solo i gargarismi che mi dava lo povero dottore, signori. La bottiglietta verde, signori. Questa? Mi pare proprio essa. Quanto costa questa? 1000 lire. Lo povero dottore mi faceva pagare 500 lire. E apposta è morto sgannato. Sarà. E lei? Allora, che cosa vuole? Beh, io volevo quella cosa di gomma. Ah. Di che colore? Ma li fanno pure colorati? Per maschio o femmina? È per sto maschio, no? Ah, per il piede. Non c'è di quella misura. E che adopero il piede? Stiamo a scherzare, signori. Ah! Dice questo? Non ci sta. Un poco più lungo. E i succhiotti sono tutti uguali. Ma qual succhiotto, signori? Voglio un preservativo. Un che? Un preservativo, signori. Sabina, dove stanno i preservativi? Ma a che cosa servono? A fare le zozzerie. Ma che me vuoi far morire, signori? Me sono vomitato pure l'occhi. La bottiglietta verde per la gola. Forse ha esagerato un po' nella dose. Però è meglio che adesso adoperi questo preparato per la sua gola. Non mi sono storto. Passa e risparmia. Meglio che resti a casa, incosciente. Che cos'era? Purgante per somari. Magnificat anima mea, Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo Salvatore meo. Quia respectit humilitati ancille sue, et ceius e ex hoc beata medicent omnes generat... Puttana, non mi inghigno. Ma che cos'è questa mascherata? Ma proprio qui davanti, conciata in questo modo? Insomma, figliola, io non ce l'ho con te, ma un po' di rispetto per la casa del Signore, almeno, ecco. Ci scordiamo di Nostro Signore della Maddalena, don prete? Cosa c'è di male a fare la puttana? Anche se adesso mi tocca svimolare questi villani. Io provengo da una famiglia di grandi puttane, sa? Ho anche avuto un'eccellenza io. Sono una professionista seria e non dico di più. Sa che erano altri tempi, beh.
Ma la Maddalena, insomma, era una collega di lavoro, no? Oh. E allora ho diritto anch'io di stare qui davanti, più che tante parrocchiane che pregano il morto e fregano i vivi. Fregano? Sì, fregano tutte ste gatte morte. Fregano. E lei ce l'ha con me soltanto perché sono stata molata in mezzo a una strada a lavorare per vivere, beh. Sì, c'è una gnocca, pur là, io capisco. Beh, ma è un lavoro come tutti gli altri. Mia nonna era la famosa Zoraide, sa? Una puttana di classe che a 60 anni ci aveva ancora i suoi clienti e si è consumati i denti sul lavoro. Oh, che bella sporcazione, anche i denti, mola. Sì, ma lavorava con onestà. E magari facessero tutti i loro mestieri con coscienza. Poi, come lo facciamo noi. I governanti, per esempio. Ma gran bel bordel che sarebbe. Già, però non ci sarebbero problemi. E ci dovrebbero aiutare invece di venire da noi in privato. Tanto a letto, gli entot compagni, neri, bianchi, rossi, blu. Lasciamo stare la politica. Siamo una categoria sfruttata. C'è una concorrenza sleale. Una volta, se volevi far l'amore, dovevi sposarti o venire con noi. Oggi con l'amore libero ci urlano tutte. Ragazzine, signore, vedove, persino gli invertiti. E noi quand'è che lavoriamo? Miserere mei. Vogliamo un sindacato con le marchette, pardon, i contributi, la cassa malattie e la pensione. Dobbiamo organizzarci, altro che storia. Magari fondare il partito delle baldracche. Proprio c'è. Ma guarda, a te ti farebbero subito onorevole. Oh, ma lei vuol proprio litigare, beh. Ma allora, benedetta burdella, cambia vita, ravvediti, no? Perché le sembra facile. Beh, io invece continuo la dolce vita. Vedremo chi la spunterà. Il mio fascino contro il vostro, Don Pritz. Oggi basta. Sei bravo, complimenti. Modestamente. Però da sti schiappa non ce ne ricava niente. È tutta fatica sprecata. Ci riuscirai. Mi dai una spinta? La partenza è un po' difficile. Come no, volentieri. Dritto dai, così, spingi, va. Su, sì. Spingi. Ciao. Oh. 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 Monica. Che sei fatta male? Rispondi. Mannaggia. E mo dove gli metto le mani? Che faccio? Gli do un po' di schiaffi. Mannaggia. Oddio, si è rotta questa. Dove sono? Al borgo di sotto, frazione di Rignano. Ti sei fatta male? Dillo. Non lo so. Ma dov'è? Dov'è che senti male? Su, dillo. Codice di pronto soccorso. Primo, stabilire se non c'è niente di rotto. Secondo, massaggiare. Sì, ma dove? Ma qui no. Soccoletti, signorina.
Adesso ti aspetto in confessione, eh? Mi faccio divertire un po'. Ho passato una vita in collegio. Ferma, ferma, che scendo qui. Ma la moria ammazzata, va, scendi, scendi. Ma va là, grazie. Un'ora di lavoro per due misere carte. Morto di fame. Sempre sulla breccia, onorevole, eh? Ma guarda chi c'è. Come andiamo? Ho sentito che ti faranno cavaliere del lavoro. Si lavora e si fatica per la pancia. Per... Oh, io capisco. Ah, del retro. Anche per quello, don Prete. Già. Vede, reverendo, noi putane siamo necessarie quanto voi. Lo spirito e la carne, don Camillo. In fondo lei che è un uomo, certe cose le capisce. Sì, stiamo a vedere che dovremmo allearci noi due adesso. Io me li lavoro e lei le solde. Ma allora starei sempre in confessionale. Niente paura, guardimo bene. Sì, però sarà chiuso per restauro. C'è troppa concorrenza. Sciopero di solidarietà. 4 ore al giorno. Cos'è? Adesso vi siete messi in agitazione anche voi per sì, caso? Sì, signore, sciopero. Lotta sociale, lei ci dovrebbe aiutare. Oh, non crederei mica che mi metta a fare rufiano per te, beh. Sentamo ben, don Prete. Lei a Predappio non aveva una zia levatrice di nome Anastasia? Quella finita... in galera per pratiche abortive. Ma che presa? Glielo ricordo io. Anastasia aveva un cugino ruffiano che combinava matrimonio e si chiamava Nestore. Allora, don Prete, Nestore era anche mio cugino. E questo significa che sono anch'io tua nipote? Mia nipote, te. E che mi devi aiutare, proteggere, perché sono sola, debole e indifesa. Ma di parentela! Mia nipote, una puttana! Sì! Ma che roba! Ma cosa ti costa? Scrivi una lettera di raccomandazione! Ma tu guarda, proprio a me mi doveva capitare uno zio prete scomunicato! Che pittura in gesto de Coguzze? Bravo! No, Bisù. Ma perché non sei rimasto in collegio invece di venire qua a scassare? Provala a me, goddammiù! Scusami. Beh, non fa niente, va. Tanto lo voglio rifare, non mi piace. Invece è carino. Sì? Mi piace. Ma che cos'è? È la villa, no? Con un albero di mele in mezzo. E non lo vedi, piccirì. Forse pensandoci un po'. Certo, ma mo dove trovo chi se lo compra questo? E posso aiutarti? Ma forse potresti preparare i colori. Sì, subito. Sì, ma aspetta che i colori, tu non sai come vanno preparati, è una cosa... Oh, un altro guaio. Io volevo tanto aiutarti. E che vuoi fare? Davide... troveremo qualche altra cosa meno pericolosa. Sì. Hai detto che sarei un ottimo soggetto per i tuoi quadri. Non sei niente male. Proporzionata, bei lineamenti delicati, ma c'è qualcosa che non riesco a definire. I capelli, forse, sono un po' fuori moda, è questo che vuoi dire? Rovinato, rovinato. Devo rifare questo quadro assolutamente. Potresti continuarlo domani. No, no. Domani ho i pesci. Sto all'acquario tutto il giorno. Ah, l'acquario.
Accompagna in città? Dai, che ti costa? Tanto devi andare all'università. Vabbè, monta. Sei un bravo ragazzo. Come no? Sul serio, studi, lavori, mi porti a spasso, potrei anche innamorarmi. Che fai, ci provi? Non ti sprecare, guarda. Peccato che tu abbia un difetto. Te pareva. Giochi nel borgo di sopra. Se giocavo con quei paralitici del borgo di sotto, sai che affare che facevo? Beh, quei paralitici al prossimo derby ti daranno una sonata. C'hanno un allenatore che è una bomba. Certo che si allena come dipinge, state bene. Senti, scommetti che le prendete? 20.000, è tutto quello che c'ho. Ok, se perdete sono miei. E che te le prendi anticipate? No, le reggo io. Ah, fammi affidarsi, Eccola là, ferma! Faccio in un attimo. Aprire, yes? Subito. Please, miss. Perdoni che non ho la Rolls Royce. Potevi almeno farle lo shampoo. Andiamo, dai. Ordini, milady. Sei un angelo. Che è? Profumi alla cipolla? Ancora un dirottamento, portami all'acquario. Oh, la benzina costa. Dai, Luca, si ispira ai pesci oggi. Buonasera. E tu che fai qua? Volevo farti una sorpresa. Contento, no? Beh, contento, sì. Ma naturalmente Sabina non sa niente. Penso che si arrabbierebbe se lo sapesse. Gelosa com'è, non glielo diciamo. Uè, ma che ti si fa, Taga? Sta un dagni ricci. Un taglio moderno. Ma avevi detto che era un po' antiquata, no? Ti piace, professore? Sì, sì, come no. Molto, moltissimo. Senti... Ti piace il mio profumo? È francese, sai, Moulin Rouge. E ho speso tutto il gruzzolo. Ah, sì? Non c'è nessuno, nemmeno un custode. No, lasciano le chiavi a me. Di che razza sono questi signorini? Quelli sono pesci di mare caldi. Devono vivere a una certa temperatura, se no se ne vanno un creatore. Sai tutto. Ti intendi anche dei pesci? Modestamente. Pesci di ogni tipo. Un altro hobby, come avventura. Ti è genere rimangio. Io non riuscirei a stare sempre zitta come loro, mi annoierei. Che c'entra? Una bella guaglione come te in una vasca da pesci. Sono maschi e femmine, vero? Certo, e senza femmine... Senti, ma te le suore non hanno insegnato niente. No. E se metti un maschio qui? Beh, le femmine se lo divorano. E questi? Maschi e femmine stanno insieme per la riproduzione. Allora fanno l'amore. Già, pure loro come te hanno una sola idea fissa. So pesce ai collegi. E come fanno? È una cosa buffa, mi viene da ridere. Dunque, senti, la femmina calaffonda al tempo suo e il maschio le gira sopra, le sparge il seme, tutto intorno. Nient'altro. Non si divertono molto. Non lo so. Ah, però la femmina dell'Icodenus gorgonius invece è una mignotola, voglio dire, si diverte. E cioè? Quando la signora va in amore, si accoppia almeno con 40 maschi. E se no, niente uova. Se la gode, 40. Sì, sono tanti. Pensa che casino se si portasse a casa qualche amante. Monica, quanta si bella. Mira dell'ispirazione. Vieni, su. Che devo fare? Ecco. Stai così. Non ti muovere. Sei perfetta.
Ti voglio fare il ritratto. Come una sirena nell'abisso. In questa posa qui? No, non va, eh? No. Ma una sirena così vestita non mi dà l'emozione giusta. Da artista. Ho capito. Che c'è? Che succede? Succede che sgombrasso ci faccio a molta. Sosta vietata, eh? Un minuto, Sor May. Chiamo mia sorella e schizzo via, d'accordo? Se sbrigasse. Ah, e mo mi sta a fare pure la multa. A tua sorella, con Celia? Ma va, va. Lasciami perdere, va, che oggi non è giornata. E la multa, falla pagare la pop-art che esce mo. Oh! Niente poi, al confero te mando! Scendi qua. Sono due passi. Oh. Va, è meglio che Sabina non ci vedi insieme. D'accordo. Ciao, professore. Sei qui? Mi ha dato un passaggio. Firmino mi aveva mollata. Ma che cos'è questa mascherata? La parrucca? Non mi sta. Oh. Ti piace, bionda? Non ti comporti cristianamente, ecco, è tutta colpa tua. Come sarebbe? Sarei io adesso. Suor Carmela diceva: dividi il tuo pane col fratello e sarai benedetta. Intanto tu non sei mio fratello. E Luca non è un pezzo di pane. È chiaro o no? Un pezzo di qualcosa è. E poi qualche santo ha detto: ama il prossimo tuo come te stesso. Luca non è il mio prossimo. Tu sei diventata matta. E sei anche egoista. Tu ci fai l'amore tutti i giorni. Forse 30 volte al mese e fa 1000 volte all'anno. E non ti importa niente della sorellina. Ecco, e anche se lo facessi io una volta su 1000, che male c'è? Neanche te ne accorgeresti. Oh. Basta. Certe eresie, tientele per te. Luca è mio. E se ti azzardi a toccarlo, te lo farò ricordare per tutta la vita. Intesi? Non ricominciamo con questa storia. Fai la femminista e invece sei convenzionata dalla testa ai piedi. Non c'entra il femminismo. C'entra la decenza e il buonsenso. Non puoi farti vedere in giro con mia sorella e portarla dal parrucchiere o dove diavolo ti pare. Non voglio che in paese comincino a mormorare. Io ho una dignità e devo mantenermi la clientela della farmacia. O questo non ti interessa? Un discorso che avevamo già fatto. Adesso basta, sono stufa. Ma la devono piantare. Ma che cos'altro è successo, figliola? Hanno saputo che sono tua nipote e sai come mi chiamano? Peppona! Ma allora, che cosa ne colpa io se sono Don Camillo, scusa? Peppona non mi ci chiama nessuno, sai. Perciò ti decidi a intervenire o ti faccio la guerra. Ah sì? Perché cosa credi, che io viva in pace? Ma non lo sai che la curia mi ha preso di mira proprio me? Co, stiamo a sentire. Fresca, fresca da Roma. Tomà, senti, passiamo sotto silenzio certi suoi atteggiamenti contestatari contrari alle direttive di questa curia. Le perdoniamo la barba da rivoluzionario che lei ostenta contro ogni buona regola di pulizia, ma non possiamo tollerare certa parentela disonorevole che lei sopporta nel suo stesso gregge. Capito, sti spioni? Cosa avrà poi la mia berba? Mo sei proprio carino, va là. Lì è giusto in confessione, sti spioni. Qui dice che manderanno un'ispezione. Ma cosa significa? Che devo andare via? Ma no, significa che trasferiranno me in qualche paesello delle isole, al confino, capè? Ma dovranno passare sul mio cadavere piuttosto. Gli farò vedere chi è Peppona, cioè Taide. Da domani sabotaggio, raddoppio le tariffe. Così anche un testardo come te capirà quanto vale una nipote mignotta. Thank you.
quel pesce, professore? Ancora tu! Altamodo è un pesce raro! Io a quello glieli taglio. No, mi faccio un dispetto stupido. Santarellina, tutta casa e chiesa. Una cintura di castità. Ma dove la trovo? Ecco, vedi, abita là dentro, dove ci sta quella lanterna. E se avesse dei clienti, che faccio? Non lo so. Ecco la vacca. E questo, se si mette a più al fresco, c'è sta un bardone, quando si muove? E tu vatti a confessare. Che cosa? Così te lo porti in chiesa, no? Ma io sono 20 anni che non ci metto più piede in chiesa. Ma sono contrario io. Beh, digli che sei tornato all'ovile, inventati una scusa, una storia lunga, piena di peccati. Così io ho il tempo di combinare, no? Ma non si può trovare un'altra soluzione? Io mi vergogno a raccontare le zozzerie, scusami. Però le fai. Cammina. Beh, Cicillino. Ma che c'è qui a quest'ora? Mi vorrei confessare. Ma no! Ti pare questo il momento? È quello che dico pure io, ma mi ha costretto la coscienza. Oh, bella, ti si è svegliata la coscienza di botto? Sì, sì, stava anguattata in mezzo a quelle fratte. Sono pronto ad ascoltarti, pecorella smarrita. La casa del signore è sempre aperta. E anche quella della signora. Ma se mi toccano, un attimo solo che mi profumo tutta, dove il mio debole, poi come a casa tua, bel maschione. Sei un fenomeno, signora. Ciao, ci vediamo domani. Mo' di su, signora. Gentile, in tentazione, dacci al pane e ci saluto. Fatto. Tutto a posto. Per te? Ma io sto ancora a metà. 3.000 paternosti ci ho rimediato per penitenza. Andrai in paradiso, allora. Barde Corbelli, via. Con tutti i peccati che mi sono... Luca non deve sapere niente. Giura. Giura. Come fa far, guardone? Quattro pure io. Quattro. E ancora pareggiato in piedi. Agassio Don non fa il casino che se c'è becca allenatore sono cavoli nostri. Mazza, Maradona che sta a fa, Ci prende gusto? Un po', credevo fosse più faticoso. Con questi due, la difesa è sistemata. Adesso tocca al centrocampo. Oh, è che ne hanno delle due. E questi sono pure gagliardi. Datevi da fare, Di su, guardone! Se ti serve un'oca senza complimenti. State un po' zitta. Mo' andiamo a dare un'altra strapazzata a Caquileva, là. Quanta furia, te va di là! E questa chi è? Drogati! Puliti! Impazziccati! Con il bambicciacca che glielo fa! Ti sei visto? Che squadra di vagoni il borgo di sopra? Ma che è successo? Tutto è successo, tutto! Dai! Giù le mani o ti becchi la munizione, beh! Ma insomma, che cosa vi ho preso oggi? Non avete più spirito agonistico? Ego te absorbo. Vedrai che ce la farai, Luca. Questo non è un derby, questo è un casino. Disgraziati, mi sistemo io! Ci hai onorato pure tu. Ci ho ripensato, una moglie deve sempre seguire il marito, vero? Meglio per... Forza! Ma che ci avete? Ve volete svegliare? Sembrate drogati! Io
Guardatela, vi scrementi! Don Camillo, pensò! Oh, continuate un po'! Sei un gran figlio della mi mignola! Oh. Abbassa la destra! Vai, continuate, che ce l'ho con loro! Insomma, silenzio, faccio sgombrare, eh! Disgraziato, ma te vuoi svegliare? Pulito la vecchia, sì o no? Un giocatore ingazzatissimo sta a cagarci in culo l'avversario. Ah, è pianta le rupe. E va fa culo tu? Ah. Oh, sta buono, va là! De testa, il portiere salva la rete col culo. E fate ripiaffi qui. Via qua, Fifi. E non scappa, che tocca a te. Oggi ti turno voca. Ci fanno nero. Ma tu tifi per quelli di Borgo di Sopra, fammi capire. Ma no, io faccio il tifo solo per Firmino, è il mio ragazzo, così almeno penso a lui. Ehi, bravo! Ma tu ci fai l'amore col tuo cannoniere? No, ci starei pure, ma punta alla Serie A quel deficiente. Dieci palle vuoi infilato dentro e se c'era il commissario tecnico... Lo so, la promozione era sicura, no? Mi dispiace per la tua squadra. Non fa niente. E per tuo cognato. Non fa niente. Allora scusi, 40.000, hai perso, no? Sono al verde, ho speso tutto quel giorno. Come? Pure le 20.000 mie? Avevo solo quelle. Ma porca zozza, ma come ti è venuto in mente? Via questo, Pelé. Vale 10 gol. Tu ci sfondi la rete, dove sfondiamo la trippa? Cioccolata! Mele! Alla fragola! Al pomodoro! Dai, non smetti! Su! Vai! Dai!
l'acidone sto cornuto. E io che me lecco? Una torta di merda? Hai visto? La collegiale si è sfogata abbastanza. Non c'è mai. Dieci gol da solo, che lo figlio introccia. Mi dispiace, ma io ho fatto il possibile. E che c'entri tu? Ma non hai visto gli altri? E tutti abbioccati. Ma che dici? Che sei stata sotto quelli di Borgo di Sopra? Cioè, che ti sei fatta sbattere da quella manica di Cafoni? E per forza, per farti vincere. Che schifo! L'idea mi è venuta in barca quando ti ho visto distrutto. No, tu sei pazza, completamente. Sei geloso. Ah, finalmente so che mi ami. Baciami. Baciami, professore. Ma insomma, tu che cosa vuoi da me? Ti comporti come una puttana schifosa. È stato un lavoretto di Taide. Io stavo dietro un velo. Ah, mi avevi spaventato. Ti ho fatto male. Scusami, mamma. Dov'è mio marito? Non so, Cocca, lui sta lavorando col pennello, è un artista. Vuole che glielo cerco, eh? No, lo trovo da me. Ah, Madonna mia, Carmè, che casino che succede qui, ne? Ah, corri, che è incazzata! Adesso basta, è troppo. Glieli stacco davvero stavolta. A fucilate. No, niente violenza. So io che devo fare. Cacaccio che me lavo più! E chi è? Oh, ma che te sta a far sonno? Oh, dove stai? Qui, campione. Salve. Spogliati. Che è? Hai capito, giù i pantaloni. Ma stai scherzando? Io. Sparo? No, lascia perdere. Ma questo fa sorsere. Prima la camicia. La camicia? Subito. Ecco. Adesso i pantaloni. Ma che vuole, signore? Io? Non ho capito. La matta! Buona, buona. Mi levo subito, ecco. Ecco qua. Fatto. Ho pure le mutande, tanto giaccioso. Sabina, sei grande. A proposito, ti sei fatta grande anche tu. E hai bisogno di un uomo. Che discorsi sono? Io non ho bisogno di niente. Sto bene così. Può darsi. Ma non sto bene io. Come sorella è mio dovere preoccuparmi del tuo futuro, della tua felicità, che è anche la mia. Ci penserò a suo tempo al mio futuro. E Firmino? Che c'entra Firmino? È innamorato di te. Perché non te lo prendi? Lo prenderò quando mi andrà. E piantala. Parlavamo di Firmino. Non mi va di andare ad ammuffire a Borgo di Sopra. E invece ci andrai. È proprio quello che voglio. Toglierti di mezzo. Vuoi dire fra te e Luca?
Brava, sei perspicace. E tu sei ipocrita. Il tuo dovere di sorella lo hai assolto sbattendomi in collegio a 4 anni. E mentre tu te la spassavi, io me la vedevo con Suor Carmela e Maddalena e Angela, che mi riempivano la testa di scemenze. Il mondo è brutto, gli uomini sono il diavolo. E adesso che torno a casa vuoi che faccio la deficiente? Beh, ho aperto gli occhi. E se il mondo e gli uomini non sono zucchero e miele, non sono neanche da buttare. Perciò ci provo con chi voglio. E se Luca mi piace, lo prendo quando voglio. Perché io e te siamo pari. Pari? Che cosa vuoi dire? Che se io mi faccio il cognato in barca, tu ti diverti col mio centrattacco in auto. E con che foga poi? Come diavolo fai a... Monica! Dove siete? Luca! Siamo qui! Vieni. Hai sentito? No. Sabina vuole che sposi Firmino. Sposare tu? E perché poi? Beh... E perché no? Prenderà la laurea, diventerà avvocato e ci sistemeremo anche noi alla fattoria. È abbastanza comoda per tutti e quattro, no? Già, come no? Ha ragione. Sabina è sempre geniale. Tutti e quattro alla fattoria. Non facciamo progetti prima che riesca ad accalapiarlo. Firmino non pensa alle donne, ma allo sport. T'aspetta alle 5 alle cascate. Beh, e tu come fai a saperlo? Ti aiuterò a catturarlo. Fra sorelle ci si aiuta. Salve. Ciao. Passavo di qui per caso. Anch'io. Volevo dirti... Ci ho pensato su. Forse mollo tutto. Il pallone, la carriera. Tanto non sono nessuno. Però ci sai fare. L'altro giorno mi sei piaciuto. Davvero? Comunque, il football non compensa la rinuncia. Già. Allora, se non ti porta più ad essere in forma, se anche fai qualcosa che ti stanca, i gol, falli con me. Sì, Monica, qualche gol. Ce lo dobbiamo godere fino in fondo, lo spettacolo qua. Come sei sensibile. Ma che stiamo a fare, i guardoni? Beh, mi fa effetto vedere due che insomma stanno... Ah, ti fa effetto, eh? Che intenzioni hai, signorino? Beh, sto a bottonare. Inizio. Intendo dire, per l'onore di questa ragazza, l'hai compromessa. Io? Ma se è lei... Sistemiamo tutto con una bella cerimonia, meglio per tutti. Ma questa è una trappola, io credevo che... Non ci interessa quello che credevi. Devi riparare. Poi verrete a stare alla fattoria con noi. Decidi prima che racconti in giro quello che fai con le signore per bene. Come sarebbe se spupazze qualcun altro? Sorvoliamo, è meglio. Allora? Vi accompagneremo all'altare come due angioletti. Indissolubilità e monogamia. Avvicinatevi al matrimonio con spirito retto. Cancellate il passato. Rinnegate le abitudini e aprite una pagina nuova nella vostra vita. Incomincia pure tu, Firmino. Ti ascolto. Ecco, padre, devi sapere che quella volta con Sabina e ci aveva rubata e non stava mai macchina. Che cosa? Non la mettevamo sotto. Come hai detto? Oh, ma allora eri tu che quella volta mi mettevi quasi sotto. E me lo vieni anche a raccontare. Ma la soluzione. Ah, ma no. Io ti do l'estremunzione, altro che. Ma sentiamo un po' te. Ecco, padre, io sono malata. Che cosa? Per la partita del gioco di sotto. Come hai detto, anche col portiere in campo. È una vergogna.
Vestita da persiana, in barca, e dentro il pagliaio. Ma cosa c'entra tuo cognato adesso? Ma senti, io non capisco, non capisco. Ma no, 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 no. Io non, ne ho abbastanza, insomma, ne ho abbastanza, ecco. Ne ho basta. Don Camillo. Don Camillo. Chiudete quelle bocche, per l'amor di Dio. Ditemi che cosa dovrei fare con due così. Assolvervi, purtroppo. Ego vos absolva peccati sfestri in nomine Patris et Filii et Spirito Santi. Amen. Amen. Se non ci aiutiamo fra noi donne, non fammi mancare il lavoro. Se no io come faccio? Proteggimi. Misericors Domine, tu che accogli tutti a braccia aperte, fa che almeno per oggi io non ascolti altre perversioni. D'accordo? Amen. Posso confessarmi, padre? Certo, figliola, sono qui per questo. Sei te? Oh, no! Ti senti male, ziprete? Sei sturbato! Oh, mannaggia! E qua ci vuole cognacchino! Don Camillo! Lo tira un po' su. Piegarmi fuori la sigaretta, va? È magnato. Beviamo alla salute dei cornuti e chi non lo è, dategli una medaglia. È sempre così, professor. Cognata, cugina, con mare, sottentazioni forti. Sono pericoloso. Oh, tu casina. Io sto con te e tu fili con un'altra. Io a Sabina voglio bene, tanto che mi sono fatto scrivere un nome. Ma sei l'unica femmina che non mi ha tradito? È stata la Marina Militare. Ah, e allora io, professor, per la volta che sono andata a letto col padrone mio che lo pretendeva e ci ho messo le cose a mio marito, ecco il campione del cito fuoco. È andata male, Gerone, sta simpogliata di vita. Foglio, sì, signore, ecco un bello baricone. Ribevo alla salute di tutte le cognate e dei cornuti. Pregate, fratelli, affinché il nostro sacrificio sia accetto a Dio Padre Onnipotente. Inginocchiatevi. Scenda su questi anelli e questi sposi che li porteranno conservino la fedeltà nel tuo volere. E ciò che il Signore ha unito, l'uomo non separi. Intesi, eh? Tanto di chiesa, ma che differenza fa? Lo dico anch'io. A me mi chiamano mignotta ed è vero, ma le altre cosa sono? Peggio. Su tutti voi che avete partecipato a questa cerimonia, la benedizione del Signore Onnipotente, Padre, Figliuolo e Spirito Santo. La messa è finita, andate mo' in pace. E così alla cognatina si aggiunge un cognatino e comincia il girone di ritorno. Un derby in famiglia scanzonato e divertente che vi racconteremo nella seconda puntata, Ménage à quatre.